Ci troviamo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, il quale ha come fine quello di proteggere e preservare gli ecosistemi presenti nelle sue tre valli, la Val di Rem, la Val Savaranche e la Val di Cogne. Inoltre, ha lo scopo di conservare la natura, la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio. Un compito di grande responsabilità, infatti, non deve solo tutelare, ma anche consentire a tutte le persone di fruire delle sue meraviglie naturali. Negli anni l'afflusso di turisti è incrementato notevolmente, ma non solo sui percorsi escursionistici, bensì anche su vette come il Gran Paradiso, arrivando a creare delle vere e proprie code. Gli animali che abitano il parco, col tempo, hanno iniziato ad abituarsi al contatto umano e tutto ciò ha causato delle importanti variazioni alle loro abitudini e vite quotidiane, a tal punto che a volte prendono cibo dai turisti, i quali si avvicinano in maniera spropositata. Questo comportamento altera le abitudini alimentari degli animali, con danno alla loro salute e aumento della possibilità di scontri con l'uomo. Alcune specie, come la volpe o il gracchio alpino, cercano di sfruttare il passaggio dell'uomo, vivendo in zone dove possono trovare i rifiuti di alimenti non consumati. Infine, bisogna avere un occhio di riguardo anche per la vegetazione, facendo attenzione a non calpestarla e tantomeno a coglierla.